Ciao ragazzi, voglio dire una cosa, ma voi per caso avete voglia di studiare? Rispondetemi nel sondaggio qui sopra per cortesia. Se avete voglia di studiare, vi propongo questo libro. Vedete già l'umore. È un mattone. Infatti, guardate. Il titolo del libro è Fondamenti di anatomia e fisiologia umana di Silvio Fiocca, Tavole di Frank Nerter, edizione Sorbona Milano. Guarda un po' quanto è grosso. Eccolo qua. Dico, è enorme, ma questo non so di preciso quante pagine sono. A controllare insieme, vediamo. In pratica l'ho trovato tra gli scaffali della mia stanza, ma proprio un polverito vecchio. Allora, nell'indice sono, fammi un poco, 401 pagine. Qua dice: finito di stampare nel settembre 1992. In pratica è vecchissimo, sarà gli anni 90 sto coso. Qua porta il prezzo in lire. Qua è questo qua, non si vede perché è piccolo. Vabbè, questo è codice a barre. E costava 1000, no, 82.000 lire. In pratica 41 euro, se vado giusto. Andiamo a vedere un po' all'interno, giusto per curiosità. Il libro è di medicina, su internet l'ho trovato, però è stata una fatica per trovarlo. Qua porta tipo paratiroidi, non so che cosa siano. Le paratiroidi sono corpuscoli arrotondati di dimensioni variabili, nel peso medio complessivo di circa 100-140 mg, poste sulla faccia posteriore dei lobi tiroidei. Sono generalmente 4, 2 superiori e 2 inferiori. Nel quanto siano assai frequenti le anormali per eccesso, le anomalie per eccesso hanno una struttura cordonale e sono costituite da cellule epiteliali, ghiandole di due tipi. Le cellule principali probabilmente deputate alla secrezione ormonale e cellulare no, eosinofile. No, io non ne capisco. È anatomia. In pratica, l'anatomia l'ho fatta in terza anno. Io sto in quinto superiore professionale, tra l'altro. In pratica, l'anatomia non l'ho proprio fatta in 5 anni. Fatta la bonomia nella terza media. I paratoiti, qua. Guardate qua, però, è pure ben strutturato. Guardate. Questo non so, penso muscoli. Penso siano muscoli, vediamo. No, le vene. Vene radiali, vene ulnali e vene branchiali. Quelle. Una che sta qua e una che sta qua, le vene branchiali, perché qua lo porta nel braccio. Abbiamo i muscoli, muscoli del piede, muscoli della gola. E le vene giugulari, guardate qua. Queste sono le vene giugulari, queste in blu. Poi ci sono anche quelle in rosso, mi pare. No, sono quella muscolatura. Non so se è striata o l'altro termine che non mi ricordo come si chiama. Comunque è un mattone bello grosso. Appunto, questo qua viene usato al corso di infermiere, che so, 5 anni, triennio di diplomi. Queste sono le vene del cervello, guardate. Medica porta tutto. Questa medica se è interessante. Se volete studiare proprio come si deve l'anatomia, questo libro ve lo consiglio. Ovviamente ce l'ho solo io, di sicuro, in tutta Italia. Improbabile, ovviamente, però chi lo sa. Eccolo qua. Questo è il cuore, il miocardio. Il miocardio in pratica è il muscolo del cuore. Vabbè, due atri, due ventricoli nel cuore. Vabbè, queste cose mi ricordo, non è che le ho lette qua su e ve le sto esponendo.
Apparato cardiocircolatorio, appunto, è qua, eh? Apparato cardiocircolatorio. Se sono le ossa, cartilagine. Bello veramente però, dai. Anche se è vecchio, è una buona raccolta di come questo libro, eh. Questo è l'apparato cutaneo. Tavola sinottica dell'apparato cutaneo. Epidermide, strato basale germinativo, strato spinoso con prolungamenti citoplasmatici, spine. Strato lucido incostante, strato corneo con cellule che cazzo di termine usano questi qua? Cheratinizzate. Derma, annessi cutanei, struttura nervosa, funzioni. Apparato cutaneo. Struttura dell'osso. Un po', questa è la struttura dell'osso invece. Vabbè, dai, questo è l'indice. Questa è la seconda edizione. Qua porta, allora, prima edizione maggio 1988, ristampa rivenduta a luglio 1989, seconda edizione nel 90, ristampa rivenduta a novembre 1991. Qua fanno una presentazione. E basta, questo è il libro alla fine. Quindi io vi voglio far vedere. E però vado per cazzino. Io vi voglio far vedere giusto qualche immagine del prezzo che ho trovato su internet e delle piccole informazioni, tra l'altro, vabbè, non è disponibile perché non si trova più perché è vecchissimo, non è che so, 20 anni più o meno. Quindi non è che lo cercate, a parte nessuno di voi lo cercherà, perché è un libro di anatomia, di queste dimensioni, chi se lo compra? Meglio un libro di terza media. Quindi vai con le immagini. Finite le immagini, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, studiate, eh? Ragazzi, io il libro l'ho trovato a 63 euro, però è un fuori catalogo non ordinato.